interviene in materia funeraria e di polizia mortuaria per legittimare il diritto alla sepoltura dei bimbi mai nati di età gestionale inferiore a 28 settimane. E non solo in presenza, ma anche in mancanza della formale richiesta dei genitori. È il disegno di legge presentato dai consiglieri regionali Guerino Testa, Mario Quaglieri e Umberto D'Annunzis, che fa scoppiare la polemica politica con la pronta reazione delle democratiche abruzzesi che dicono che questa proposta fa orrore nella sostanza e nella forma e va condannata senza appello, essendo strumentale e medievale. Ed è botta risposta tra il capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, e la vicepresidente dell'Assemblea regionale del Partito Democratico, Stefania Catalano. L'attuale legge regionale, la 41 del 2012, che così come recita anche la legge nazionale, consente la sepoltura, previo consenso da parte del genitore, dei feti, quindi dei bimbi mai nati e quindi coloro che, i bimbi che sono stati oggetto di aborto prima delle 28 settimane. Noi riteniamo che invece bisogna fare un piccolo salto in avanti e garantire la giusta tumulazione per i bimbi non nati prima delle 28 settimane, anche senza il consenso dei genitori, perché in quel momento traumatico può accadere che uno non ci pensi e quindi in questo caso la legge deve sopperire questa lacuna legislativa per noi grave e quindi per noi è fondamentale che venga garantita la tumulazione dei bimbi mai nati. Questa proposta rientra già in una legge ben chiara a livello nazionale che stabilisce appunto la sepoltura. Quello che non va è che loro pretendono di in effetti procedere con la sepoltura anche senza il consenso dei genitori, quindi anche senza il consenso della donna. E questa la rende aberrante questa in effetti proposta, perché di fatto, cioè, noi veramente mettiamo alla gogna le donne. Ci sono stati esempi di questi appunto cimiteri, di queste sepolture a Brescia, a Roma, dove tra l'altro interverrà anche il garante sulla privacy, e già ha avviato in effetti un'istruttoria per capire bene perché si va contro le donne e contro i principi di libertà delle donne.